oggi una torta rustica mediterranea. Ciao, benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Bene. Oggi siamo qui per preparare un'altra torta rustica, una di quelle rustica che ti piacciono tanto. Benissimo. Allora, oggi faremo una torta rustica mediterranea con dei sapori forti ma allo stesso tempo armoniosi e soprattutto radicati nel territorio italiano. Una quick bianca, rossa e verde, viva l'Italia! Non dico l'altra frase perché sennò non... Quindi, viva l'Italia! L'altra viva cosa l'Italia. Non vi dico che cos'è, ma è stata una cosa volgare. Che ha detto lei? Vergognati! Non è vero. Vergognati! Allora, vergognati. Basta! Vergognati. Viva l'Italia! Portiamola sempre così, perché l'Italia siamo noi, facciamola grande e emarginiamo quelli che la vogliono fare piccola e cominciamo a fare grande l'Italia dalla nostra tavola. Quindi cosa consigli? Di salire a Roma e staccargli la testa a morsi? A quelli là? No, 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 oggi, questo non diventerà un canale così, di presa politica e di rivoluzione. Spostiamoci di là e andiamo a preparare una semplicissima torta rustica. È solo quello che volevo fare. Ah, ecco. Benissimo, ed amici. Ed ecco gli ingredienti per la nostra torta rustica mediterranea. Torta rustica, siamo pronti? Sì, sì, sì. E allora, una pasta brisè rotonda o sì, quadrata, come volete. Poi, mezzo chilo di ricotta. Noi siamo la ricottina Santa Lucia e anche questa, ovazione, non è scaduta. Perfetto. Yeah! Poi, due uova. Io le ho bio, voi fate come volete. Poi 80 g di parmigiano reggiano, un barattolo, ne serve solo uno, ne vedete due perché ne ho uno già aperto, ma serve un barattolo di pesto. Questo Tigullio Star è molto buono e ha un giusto prezzo. Dell'olio extravergine di oliva, sale e pepe e dei pomodorini, il quantitativo necessario per ricoprire tutta la superficie della pirofila. Questi ancora sono sporchi, comunque, dovremmo giusto, lavarli. Giusto. Allora, cominciamo subito. Come prima cosa prendete vostro marito e fate lavare lui i pomodorini. All'interno di una ciotola metto due uova intere, uno, gli 80 g di parmigiano, l'intera confezione di pesto che è 190 g in questo caso, 500 g di ricottina e poi un po' di pepe. Non metterò sale perché il pesto è già bello pepato, è bello salato. Mescolo tutto. La prima parte del ripieno è pronta. Adesso prendiamo i pomodorini che abbiamo precedentemente lavato, opla, e dividiamoli tutti esattamente a metà. Adesso prendiamo la nostra pirofila in cui faremo la nostra torta rustica. Apriamo la pasta brisè e voilà, e cominciate a preriscaldare il forno a 200 gradi. Prendo un foglio di carta forno, metto al centro, vedete, il fondo di un'altra teglia. Potreste avviare a questo passaggio mettendo dei fagioli secchi sopra o dei ceci, e io invece metto una pentola, così non spreco niente, metto in forno ed esco e lei sta bella schiacciata per 20 minuti a 200 gradi in forno. Ok, ancora fumante, ecco la nostra pasta brisè appena uscita dal forno. Ovviamente mettete un tagliere sotto al tavolo e non toccate tutto ciò che di metallico avete inserito, perché sennò giustionate. La pasta, come vedete, è semicotta. Adesso aprite i lembi, perché adesso la cottura deve continuare normalmente. Verso ben bene e spalmo su tutto. Al momento potrà sembrarvi eccessiva questa quantità, ma non lo sarà, perché quando si asciugherà ritirerà un bel po' in volume, quindi mettete tranquillamente tutta la quantità che vi ho detto. Prendiamo i nostri pomodorini e, partendo dal lato, a uno adagiamoli all'interno della nostra torta. Arrivati a questo punto dobbiamo condire i nostri pomodori. Prendiamo il nostro olio, e questa fase è molto importante, guardate, io la metto qui nel tappino perché non ho un'oliera a beccuccio, e
a poco metto una goccina di olio, proprio un filo, non abbondate perché poi diventa troppo pesante, così su ogni pomodoro. Ok, in forno a 180 gradi per 20 minuti, fino a che appunto non sarà ben dorata e soprattutto i pomodorini non saranno ben gratinati. Ci vediamo tra 20 minuti. Ed ecco qui la nostra torta salata appena sformata. Un attimo, è decentrata ma non voglio ustionarmi. Guardate che meraviglia, guardate che bei colori. Adesso la faccio riposare una quindicina di minuti, non la tocco proprio, perché così poi quando la taglierò la fetta rimarrà in forma, perché adesso il formaggio col pesto si solidificherà. Se avete una fogliolina di basilico mettetela al centro, io non ce l'ho purtroppo. Buona cena con una quiche tutta italiana e tutta da gustare, veramente veramente vedrete, buona e anche bella a vedersi, no? Che ne dite? Ancora non posso sformarla, però ve la farò vedere sformata nelle foto. Vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Anche voi dopo questa torta vi sentite ancora più italiani, mi raccomando, condividetela non solo in Italia ma anche all'estero e fate conoscere il nostro canale, la nostra forza. Sei pazzo, sappiatelo, è pazzo e questa cosa gli sta prendendo la mano, quindi io tra un po' lo escluderò dal canale. Bene. A parte gli scherzi ragazzi, è una semplice torta salata, rustica, molto buona per queste giornate magari primaverili in cui volete fare un picnic con i vostri cari. Ma anche una cenetta estiva deliziosa, quindi noi ve la consigliamo, noi la mangiamo spesso ed è molto buona, piace anche a Enzo, piace a tutti quanti, belli e brutti. E quindi noi ci rivediamo presto, mi raccomando, ricordatevi sempre di condividere il video e di seguire Ombretta sugli altri suoi canali. Ombretta è arte per te. Brava. Non aggiungere altro, non aggiungiamo altro, quindi... E invece noi ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ma chi avrebbe detto che un giorno avrei dovuto tappare la bocca a Gabriele? Ciao.